Se io guardo i dati, se guardiamo i dati, abbiamo avuto l'anno scorso, un numero di nascite particolarmente basso, probabilmente bisogna tornare all'anno 1700, quando nella penisola italiana c'erano forse 10-15 milioni di persone per lo stesso numero di nascite. Numero di decessi, 1861, per la esattezza, 1861 ci dice Gianni Riotta, e che è dunque, impressionante come ed è numero. abbastanza impressionante, assolutamente. Un numero di decessi nettamente eccedentario. Se poi uno guarda il saldo delle migrazioni, bisogna dire che probabilmente, l'Istat, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, non le cattura tutte, e potrebbe anche essere che abbiamo avuto, l'anno scorso per la prima volta meno residenti nel nostro paese. Ci sono delle dinamiche demografiche profonde. Lei, ha riflettuto molto su questi temi. Come si assicura il welfare, la solidarietà, la compattezza nelle nostre società quando queste dinamiche sono all'opera? Guardi, mi è piaciuto del titolo di questo convegno la prima parola. Ho fatto un po' più fatica a capire la seconda, che ha molte più declinazioni. L'utile non è necessariamente qualcosa che ha, come dire, che piace alle persone, quindi potrebbe anche avere un'interpretazione più utilitaristica sul piano personale. Ma la prima parola mi è molto piaciuta, perché a voi potrà sembrare strano, ma io ho molto pensato alle riforme, e in particolare alla riforma della quale io sono ancora oggi accusata, come a investimenti sociali. Cioè, quando facciamo le riforme, noi facciamo un investimento sulla società. E questo è particolarmente vero delle riforme del sistema di welfare. Ora, io avevo alcune slide, se si riuscisse anche solo a far passare la slide della popolazione, che è una cosa che colpisce sempre molto, quelle sono le contraddizioni. Possiamo anche saltarla, questa è interessante, ma abbiamo Riusciamo? 5 minuti. Non Vada sarebbe male. subito quella della popolazione. Ecco, lasci un momento queste due. Sono due fotografie di matrimoni a 50 anni di distanza. E c'è una cosa che colpisce molto al di là del bianco e nero: il numero di bambini in questa foto e il numero relativamente piccolo di anziani, ci saranno, ma sono tutti giovani e ci sono tanti bambini. Va dall'altra, che è un matrimonio di oggi, ci sono i bambini probabilmente già degli sposi, ci sono molti anziani e non ci sono giovani. E passiamo alle cose, alla popolazione in maniera vista un po' più scientificamente, che è quella che viene subito dopo. Ecco, questa è la piramide della popolazione 71, la piramide classica. Si parte dalla base dove ci sono i bambini e si arriva al vertice, vertice che qui ancora siamo già a età di 85-89, con le persone più anziane che via via si restringono. Andiamo alla popolazione del 2011, vedete come è trasformata in maniera impressionante, e andiamo ancora alla popolazione del 2050-61. Vedete che questa non è più una piramide, vedete che la base si assottiglia, si ingrossa molto. Si ingrossano le fasce di età centrale e avanzata, e non solo, ma si alza molto il vertice, perché oggi noi abbiamo. Ecco, questa è la cosa a cui dobbiamo pensare, queste trasformazioni demografiche che stanno molto dietro di noi, alle quali non pensiamo quotidianamente perché siamo sempre concentrati sul presente, particolarmente in politica. E quando facciamo le riforme dobbiamo pensare al futuro, e l'investimento è ciò che fai oggi pensando al futuro. Ma l'investimento, come sa chiunque faccia attività imprenditoriale, di mercato o sociale, l'investimento vuol dire, l'investimento deve essere curato. Le riforme perciò devono essere spiegate come investimento. È chiaro che nel breve termine comportano dei sacrifici, come qualunque investimento, perché anche uno dei ragazzi che fanno impresa sociale o imparano a farla sa che se vuole investire in qualche cosa deve rinunciare a qualche cos'altro. Quindi un sacrificio oggi ce l'hai, ma hai un'aspettativa di miglioramento domani. E questa è la riforma anche delle pensioni.
la sostenibilità con questa popolazione, se non fai le riforme, il sistema non regge. Non possiamo solo guardare a ieri, alle cose che avevamo ieri, per dire quanto era bello il welfare e quanto sono cattivi quelli che fanno le riforme, perché le riforme sono fatte per il domani, anche se comportano sacrifici oggi. Questo messaggio è completamente, purtroppo, nel clima generale, che è quello descritto prima da Nando Pagnoncelli, di sfiducia, e io vorrei anche dire un po' di crescita di sentimenti negativi, di risentimento. Bene, in questo messaggio, in questo clima, è stato completamente sommerso dall'idea dell'austerità, come se l'austerità fosse un valore in sé, o peggio, fosse imposto da qualcuno che sta in Germania o in altri nelle banche, e quindi questi hanno fatto le riforme per l'austerità. No, le abbiamo fatte per investire sul futuro. E come mai non è stato, questo è il mio grande rimpianto, guardi, come mai non è stato possibile spiegare questo alle persone? Io ho la mia teoria, non voglio adesso... Ce la dica però, perché a questo punto c'è una sala di curiosi che la vogliono sapere. No, la mia teoria è questa, che le riforme non sono soltanto degli atti tecnici, meno che mai soltanto degli atti normativi, ma devono vivere nella società. Per vivere nella società devono essere fatte proprie dai cittadini, che devono vedere l'utile, come detto lì nel titolo, non magari oggi, ma domani, per sé e per i loro figli. Perché non è stato possibile fare questo messaggio? Però per quello ci vuole la fiducia che Pagnoncelli... Ma come si crea la fiducia se si danno soltanto messaggi negativi? Allora, io ho la mia piccola esperienza, avendo fatto una riforma difficile, senza un partito alle spalle, questo va detto, perché normalmente un ministro ha un partito che fa, come dire, che dà voce a ciò che il ministro fa, senza sindacato. Quindi, ma tutte le volte che ho avuto l'occasione di parlare con le persone, anche quelle penalizzate dalla riforma, non dico che fossero felici dopo, ma almeno avevano capito, compreso, almeno erano stati ascoltati, e questo è qualcosa che noi non abbiamo potuto realizzare. Questo messaggio non è passato, mentre è passato il messaggio negativo, che è il contrario dell'investire sul futuro. Scusate, io mi accaloro, ma perché questo l'ho vissuto proprio molto personalmente. E allora ci vuole partecipazione sulle riforme. Le persone devono convincersi che le riforme sono utili per il paese, per la coesione, e invece se dici no, è fatto lavorare gli anziani e quindi adesso condanni i giovani. Non è così. Si può dimostrare che si ha un'altra concezione del mondo del lavoro, per cui se lavorano le donne questo non è a scapito degli uomini, e se lavorano gli anziani questo non è a scapito dei giovani. Ma deve passare questa idea dell'investimento nell'utile, che richiede tante cose, purtroppo, e questo era l'orologio che avete visto all'inizio, che è l'orologio ha la lancetta dei secondi, e quella è quella della politica. La politica è sempre troppo, lo vediamo in questi giorni, concentrata sul breve, brevissimo termine. Se tu hai un obiettivo da raggiungere a dicembre, il 4 dicembre, è chiaro che le tue politiche sono influenzate da questo obiettivo, qualunque sia il governo che sta facendo quell'operazione. E quindi questo è troppo nel breve. L'economia è già un po' più nel lungo periodo, però la lentezza del cambiamento demografico è là. E quella cosa ci pone, tra l'altro, anche in modo, ci pone in condizione di capire, diciamo, il ruolo delle migrazioni in modo tutto affatto diverso da quello che i populisti nostrani e esteri ci vogliono far comprendere. Ci torniamo, se vuole, al secondo giro, perché è un tema fondamentale.